La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 12 maggio, un buongiorno agli amici di Lecce News 24, andiamo a vedere le prime pagine del giornale di oggi. Apriamo con il Messaggero: appalti Expo, la stretta di Renzi, scandalo tangente a Milano, il capo dell'anticorruzione Cantone vigilerà su tutte le opere. Nelle intercettazioni dell'inchiesta le mire della cupola sui lavori e gli affari della provincia, in retroscena liti per le poltrone, così i cantieri rischiano il flop. Auto blu, tagliano Roma e il nord, ma il sud non cede, il meridione resiste alle scure del governo, in Sicilia campagna quasi 1300 le vetture. Caso Scagliola, presa a Nizza la moglie di Matacena, i PM stava per fuggire a Monte Carlo, Chiara Rizzo fermata in aeroporto, veniva da Dubai. La Gazzetta del Mezzogiorno, Expo 2015, dalla cupola alla Puglia, stessi nomi di Brindisi nell'inchiesta di Milano, appetiti su maglie, Renzi incoraggia e chiama l'anticorruzione, europee scontro a tre. Nelle intercettazioni uno degli arrestati spiega come sarebbe stato truccato l'appalto per il porto di Molfetta. Convention a Bari dell'NCD, Alfano, forse taglia, né carne né pesce, il sud non perde il treno europeo. Lecce bene demaniale, ha una società privata, il comune paga le spese, un'interrogazione solleva il caso nel convento dei Teatini, accoglienza a Taranto, arrivano 389 migranti, scatta la gara della solidarietà. Con l'Aliseo in Libia, barcone a picco, 40 morti. Prima divisione, Lecce da brividi, passa il turno all'ottavo rigore, battuto il Pontedera, ora c'è il Benevento. La Gazzetta di Lecce, criminalità, altri 10 boss rischiano il 41 bis, la direzione distrettuale antimafia ha chiesto al ministro di irrigidire il regime di detenzione. Il caso Lumas Altetini, dubbi e sospetti, Poli e Michè sulla concessione gratuita per lo svolgimento di master. Rapina ieri mattina alla casa del sigaro, pistola in faccia al tabaccaio e via con 4.000 euro. Il calcio playoff, Lecce la semifinale acciuffata per i capelli, battuto il Pontedera dopo l'ottavo rigore. Ora il nuovo quotidiano di Puglia, tutti insieme contro il racket, oggi la marcia, la manifestazione promossa da quotidiano, appuntamento alle 18 a Porta Napoli, attesi migliaia di partecipanti per chi viene da fuori città, disponibile gratis il parcheggio a Carlo Pranzo. Turismo, affari con l'ex URSS, nel Salento per la prima volta tour operator della Lettonia, dell'Azerbaigian e del Kazakistan. Colpo in città, buona domenica dai rapinatori e perde 4.000 euro. Blitz in via Trinchese, accattonaggio con i cuccioli, scatta il sequestro. Pontedera battuto, ora il Benevento, la paura è di rigore, ma il Lecce passa in semifinale. All'interno del primo piano l'attualità, il giorno del corteo in strada per dire no alla morsa del racket, tutto pronto per la manifestazione, Salentini in piazza, le istituzioni e questo è l'unico modo per rispondere al crimine, il sì della politica, Grasso, Vendola e i parlamentari. La politica verso le europee, pressing su Emiliano, dopo le elezioni cambio al vertice, PD, i renziani pugliesi in contatto con la segreteria nazionale. Alfano, forsisti, né carne né pesce, incontro elettorale a Bari di NCD e UDC, fondamentale il nostro coraggio. La pagina dedicata a Lecce, turismo, arrivano gli ex sovietici da oggi e sino al 16 maggio nel Salento una delegazione di 32 persone per stringere accordi. Il caso Cuccioli in vendita, sequestro e multa è accaduto ieri sera su via Trinchese. L'emergenza criminalità, nuovo colpo, rapinata tabaccheria, nel mirino la casa del sigaro a pochi passi da piazza Ludovico Ariosto. Infine chiudiamo con lo sport, il calcio, il Lecce in semifinale, ma quanta paura! Il sorprendente Pontedera mette alle corde giallorossi che passano il turno al 16° calcio di rigore. Non meritavamo di vincere, ora però pensiamo a Benevento, grande sportività di Lerda, abbiamo giocato una brutta partita ma i ragazzi hanno dato tutto. Gli avversari indiani abbiamo sfiorato l'impresa, ma è giusto così. Bene, anche per oggi il nostro appuntamento con la rassegna termina qui. A più tardi con TG News 24. Buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...